Allora, buongiorno e buon lunedì. Oggi 7 ottobre, il nostro racconto ovviamente partirà con la cronaca, la diretta da Portico d'Ottavia, il cuore di Roma, dove c'è la sinagoga maggiore che è stata già nel corso degli anni simbolo di incontri di grande, grande valore. Pensate semplicemente quando qualche più di 20 anni fa il Papa incontrò per la prima volta il rabbino Toaf. Oggi la sinagoga torna al centro perché nel giorno del 7 ottobre una delegazione del governo guidata da Giorgia Meloni renderà omaggio alla comunità nel giorno appunto dell'anniversario della strage, del pogrom jihadista del 7 ottobre in Israele. Sarà anche la prima volta di Yonatan Peled, che è il nuovo ambasciatore di Israele. Meloni poco fa è appena entrata all'interno della sinagoga, una Roma blindata con una delegazione importante anche israeliana, e che vedremo. Poi andremo a Tel Aviv e non solo, perché l'assegnazione 9 ci porta al Nova Festival, laddove ebbe inizio il 7 ottobre il massacro. Queste sono le immagini che arrivano proprio dal confine con la Striscia di Gaza, e queste sono la cerimonia che tutto il giorno in Israele vedrà la presenza dei familiari delle vittime ed esponenti del governo. Ma poi c'è in primo piano anche la politica. Abbiamo visto un weekend che tra Pontida e la Sicilia ha visto divisi i due alleati. Da una parte a Pontida Matteo Salvini con Vannacci e gli esponenti del sovranismo, Orban protagonista assoluto di Pontida, e dall'altra l'evento che Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno organizzato in Sicilia. E ovviamente l'economia, ma ne parleremo, perché c'è un Giorgetti che, come sapete, qualche giorno fa ha detto per la manovra i sacrifici dovranno farli tutti, e poi un Giorgetti, un nuovo Giorgetti, che invece dal palco di Pontida ha detto so bene a chi far fare i sacrifici. Saluto gli ospiti che sono in studio. Bentornata Maria Teresa Meli, firma del Corriere della Sera. Buongiorno. Al suo fianco Luigi Manconi, che è uno storico frequentatore di questa trasmissione. Buongiorno. E che peraltro ha scritto questo libro di cui possiamo vedere anche la copertina, La scomparsa dei colori, la cecità è un buon allenamento alla vita, è la sua storia, quello che gli è accaduto nel corso degli ultimi anni. E quando una persona si mette in qualche modo, non voglio usare l'espressione a nudo, ma insomma racconta la sua nuova vita e quello che appunto ne è scaturito, sarà occasione anche per riflettere. Di questo è Diodato da Garzanti. Buongiorno e benvenuto. Grazie. Alan Friedman, che anche lui è in libreria con La fine dell'impero americano, guida al nuovo disordine mondiale. Bentornato Alan. Grazie. Occasionalmente grazie. In studio, in una pausa tra Ballando con le stelle e l'America. Ti vedo in grande forma, con addirittura degli occhiali, mi pare tu abbia lì. E Augusto Minzolini, firma del giornale. Facci vedere un attimo gli occhiali, così. Questi sono gli occhiali della boccia. Beh, no, allora, gli occhiali che ha... No. Questi sono, non voglio fare aggiuntaggio, questi sono dei nuovi Ray-Ban. Ormai conosciuto da fatti tutti, con sì. Google, Meta. Sì. E io sto registrando Augusto Minzolini, non Davide Terenzo, Luigi Manconi, sì. Maria Teresa sì. Meli, in questo momento, e anche me stesso. Sì. Spengo qui. Sì. C'è un'app, sì. Spingo il bottone, viene fuori il video di te. Cioè tu giri abitualmente con questi occhiali adesso ormai. Ma attenzione, chi incontra per strada Alan Friedman, oltre a chiedergli conto del suo libro... Cambi strada. Ma partecipa Ballando con le stelle? Sì, io... Sì. Ma come ballerino? È stranamente vero, Luigi, è strano. E chi è la tua compagna di danza? Vabbè, adesso... Io sono fortunato, sì. perché mi hanno dato la migliore sì. ballerina, la più bella, brava sì. di tutta Italia, Giada Lini, una ragazza di Bassano sì. di Grappa. No, scusa, sì. parliamone invece. Sì, beh, adesso mi sembra... Beh, guarda che posso come mai dire... È sfuggito questo è un programma che fa della leggerezza la sua cifra. Sì, posso, quindi, per posso carità, dire però... chi mi ha telefonato ieri pomeriggio per complimentarsi? Ma sì, ma diciamo pure questo. Diciamolo. È stato Elie Schlein. Io ero molto sorpreso perché... No, è vero questo. Squillavo il telefono, sì. stavo, you know, facendo le prove. Sì. Era Eli. Alan, volevo dirti, sono stato a un comizio ieri, ma ti ho visto su Rai Play dopo le 2 di notte, sei stato bravo. Eli, io non sapevo che Eli Schlein è appassionato del ballo. Ma veramente? E nessuna telefonata da Giuseppe Conte, se non sbaglio. Vabbè, adesso... Giuseppe chi? Giuseppe Conte. Va bene. Avete già capito, parleremo ovviamente delle questioni politiche, dal campo largo al campo Friedman, che possiamo ribattezzarlo ormai così. Ugo Mattei, professor Mattei, giurista, buongiorno e bentornato.
Buongiorno. Non so in quale parte del mondo lei ora si trova, ma comunque è ben collegato con noi e quindi benissimo, benvenuto. Grazie. Allora direi subito prima la cronaca, le immagini dal Portico d'Ottavia dove da poco è cominciato l'evento a ricordo del 7 ottobre, c'è per noi Ludovica Ciriello, vai, dacci subito un aggiornamento. David, buongiorno. Sì, stavo giusto vedendo, hanno appena chiuso il cancello della Sinagoga Maggiore, te lo faccio vedere, Giorgia Meloni è entrata e con lei diciamo gli arrivi sono terminati, quindi inizia questa celebrazione commemorativa. È arrivata anche in questo momento una nota di Palazzo Chigi. Giorgia Meloni dice: in questa giornata ribadiamo il legittimo diritto di Israele a difendersi, ma anche non poter restare invisibili davanti all'enorme tributo di vittime innocenti a Gaza. Ti faccio vedere una Roma completamente presidiata, qui ci sono ovviamente camionette della polizia, anche più all'interno dove noi stessi giornalisti non possiamo avvicinarci, è presente in gran numero uno schieramento di carabinieri, forze dell'ordine, 200 solo qui intorno la sinagoga. Questo perché? Perché ovviamente oggi è un giorno importante, particolarmente delicato, ma ovviamente la situazione è diventata ad alta tensione anche e soprattutto dopo gli scontri di questo sabato pomeriggio, su cui i numeri sono diciamo molto importanti, 1600 identificati, 51 fogli di via, 200 allontanati. Indaga l'antiterrorismo su un gruppo di giovanissimi, 200 giovanissimi che non sarebbero stati controllati neanche da chi aveva organizzato quella manifestazione e che quindi sfuggono al controllo non solo delle forze dell'ordine ma appunto anche a chi vorrebbe manifestare pacificamente. Su questo ti dico che contestualmente all'appuntamento che noi stiamo seguendo qui oggi si sta tenendo un presidio dei giovanissimi Propal fuori il tribunale dove si svolge l'udienza dell'unico arrestato, Tiziano Lovisolo, arrestato e processato per direttissima, quindi magari noi dopo ci spostiamo lì e ti raccontiamo anche l'altra faccia della medaglia di questa giornata, che ti chiudo dicendoti che la giornata di oggi viene raccontata come l'inizio di un autunno potenzialmente caldo, senza scomodare titoli troppo importanti, però insomma un autunno in cui bisogna tenere gli occhi aperti, a cominciare da domani dove ci sarà una manifestazione all'Euro dove alcuni collettivi annunciano manifestazioni. Manifestazioni sempre legate non solo alla vicenda del 7 ottobre, ma in questo caso contro l'azienda Leonardo e il tema della cyber security. Allora, quindi come vedete, assegnazione 7, c'è cioè questo sit-in di alcuni ragazzi in solidarietà della persona arrestata. Torneremo su questa manifestazione anche con il professor Bernardo Re Levi nel corso della nostra puntata, ma io prima voglio riportarvi all'evento politico di questa settimana, questo scontro tutto interno alla maggioranza. A Pontida con Salvini sono accadute delle cose importanti. Da una parte, vi dicevo, Giorgetti che corregge il tiro sull'economia, ma anche un fortissimo attacco all'alleato Tajani. Ludovica Ciriello ha seguito l'evento di Pontida. Ripartiamo da qua. Generali e treni, c'è già molto di questa Pontida nell'accoglienza riservata a Salvini e a Vannacci. Il benvenuto a Roberto Vannacci! Molto, anche lo sforzo di controllare tutti i suoi fronti aperti. Tajani, vaffanculo! Tajani, vaffanculo! Tajani, sei venduto! Non è nel programma elettorale, mi parlo di scuola. Ti dà anche il diritto di creare un partito. Poi dopo se vogliono fare la legge sulla Sharia, guardate che è un attimo, è un attimo. È un attimo che arriva la Sharia in Italia. Qui c'è la raccolta firme, io sto con Salvini in solidarietà al leader della Lega per il processo. Come va signora questa raccolta firme? Bene, abbiamo raccolto più di 300 firme. Più di 300 firme? In questo gazebo, sì. Se va in guerra Salvini io vado là in caserma e voglio essere messo in prigione. Lei si è già vestito per l'occasione, da galeotto. Noi abbiamo sempre fiducia nella giustizia. Quindi viene condannato in terzo grado, voi... E faremo la rivoluzione. Ma... Faremo la rivoluzione. Ma... Beh, sì. Se fosse chiamato a scegliere tra Salvini e Vannacci, chi sceglierebbe? Beh, Salvini forse, sì. Forse però, mica detto. Vannacci. Non sarà Vannacci Salvini, ma tra Vannacci e la Lega, Vannacci. I problemi di maggioranza, il processo Open Arms, il protagonismo di Vannacci, l'autonomia per il Nord, il ponte per il Sud. Lo legge questo cartello? Per me, se Salvini vuole il ponte, per me Salvini ha detto una stronzata. Non è che perché il segretario dice una cosa e tutto quello. Qua state diventando sovranisti, oggi arriva Orban. Ma chi l'ha detto questa cosa? Ma viene Orban, ma noi abbiamo tante cose in comune, ma non
non tutte. Gianni. Voi avete più cose in comune con Orban o con Tajani? Con Tajani quasi niente. Ma soprattutto questa è la pontida degli ospiti internazionali, rigurgiti neonazisti secondo Tajani, utili però al capitano per ottenere solidarietà piena e una nuova centralità politica. Viktor Orban! Prenditi da soli! Festeggiamo in Ungheria Salvini come un eroe che ha chiuso i confini e ha difeso le case. Non possono arrestare un intero popolo, anzi non possono fermare la santa alleanza dei popoli europei che oggi nasce da Pontida. Dei popoli europei. Facciamo una prima riflessione su questo, Manconi. Che cosa viene fuori da questa pontida? Poi vedremo che contemporaneamente a Brucoli, in Sicilia, c'era invece l'evento di Giorgia Meloni. Vengono fuori numerose cose, tutte interessanti. La prima, vorrei ricordarla, è il fatto che ogni richiamo al sacro in politica porta disastri. Allora, siccome è notorio, me lo disse Roberto Calderoli una volta, che Matteo Salvini non è esattamente un portafortuna, ecco, direi che questo richiamo alla Santa Alleanza e sullo sfondo alla battaglia di Lepanto non sia di buon augurio. Poi viene fuori un'altra cosa. I leader stranieri presenti a Pontida in buona parte sono vincitori solo apparenti, perché innanzitutto l'unico che davvero governa il suo paese, cioè Orban, ha gestito un semestre europeo del tutto insignificante, privo di qualunque capacità di ampliamento politico e di egemonia. Gli altri, da Marine Le Pen agli olandesi, ai portoghesi, sono appunto vincitori apparenti che hanno avuto buoni, talvolta ottimi risultati. Ma non toccano palla, tecnicamente. Ma non toccano palla, cioè non vanno al governo. La terza cosa è che appare chiaro che in presenza di un processo di istituzionalizzazione di Fratelli d'Italia e della sua leader, Matteo Salvini tenta di creare quella alternativa di estrema destra con anche tonalità fascistoide che evidentemente ritiene di poter organizzare, gestire, ma su questo ha già un concorrente interno fortissimo come Vannacci, e soprattutto io penso che su questo piano abbia già raggiunto quel massimo che poteva raggiungere. Voglio ricordare, e finisco, che i partiti fascisti in Italia nella competizione elettorale, quelli dichiaratamente, cioè Forza Nuova, Casa Pound, non superano l'1%. Quindi dal punto di vista numerico. Minzolini, e poi sentiamo subito tutti gli altri. Il tema identitario che Salvini lancia da Pontida. Pontida, per chi è un appassionato di politica, ricorderà che è il pratone storico, quello dove c'è la statua del famoso Alberto da Giussano, già evocato da Manconi, giustamente è un simbolo storico per la Lega, no? Ma della Lega di Bossi. Ed è sempre stato un momento molto molto identitario. Qui era chiaro l'intento di Salvini. Questo evento di Pontida a chi fa più male? A Meloni, alla fine, perché radicalizza in qualche modo, polarizza anzi gli equilibri all'interno della maggioranza. Poi parleremo del caso Tajani, perché anche quello. Ma io vedo, cioè, nel senso che. Cioè, indebolisce il governo, secondo te? Guarda, nella sua compattezza. Ha meccanismi, diciamo, talmente pragmatici che difficilmente poi rischia di cadere, almeno per adesso dovremmo vedere, diciamo, vediamo poi che succede, che cosa succederà negli Stati Uniti e altro, allora possiamo ragionare in un teatro completamente diverso. Quello che io dico è che appare sempre più chiaro e che sta cambiando proprio la pelle. Cioè, adesso stavo ragionando, noi siamo partiti qualche anno fa con un leader della sinistra D'Alema che diceva che
la Lega era una costola della sinistra. Vabbè, vent'anni fa. Siamo... Ora siamo arrivati, io non dico, non uso l'espressione fascistoide perché, sai, mi sembra esagerato, ma è chiaro che un raggruppamento, uno schieramento, un soggetto politico di destra a destra. Cioè, da questo punto di vista... Che non usi l'aggettivo fascistoide, no, ma... io ho detto tonalità. No, sì, non lo uso, ma perché c'è, ma per una cosa, perché dico che poi alla fine... Cioè, andiamo richiamo così, alla decima base, sì, beh, non quello... è un richiamo democratico. Sì, no, questo è innegabile. Ma io parto da un presupposto. Poi lo sentiamo, se ci spingiamo su questo tipo di argomento, alla fine diciamo la critica è ancora più pesante, secondo me, per alcuni versi. Sì. Cioè viene meno, perché già torniamo a dire fascisti o non fascisti, no, in realtà è una posizione di destra che probabilmente è difficile anche compatibile, non è compatibile ad esempio con una posizione europea, quando noi vediamo lì qual era i sacri popoli d'Europa, certo. Ma è chiaro che è un'altra cosa rispetto all'europeismo, è una cosa completamente diversa. E tu lo vedi poi in ogni occasione, lo vedi dall'atteggiamento di Orban. E questo però crea un problema alla Meloni, allora sei d'accordo da questo crea punto di vista? Però tieni conto, nota una cosa. A differenza del passato in cui la politica estera era essenziale per creare delle coalizioni di governo, ora sia a destra che a sinistra è messa da parte, perché le contraddizioni le trovi su Giuseppe Conte, non c'è dubbio, anche se poi i governi cadono sulla politica estera. Sì. Il governo di centro, come ricorderai bene, poi avremo Fausto Bertinotti qui e come tu sai era i governi sulla politica estera. Era un'altra stagione quella però. Ti ho detto c'è un pragmatismo tale che ormai alla fine Friedman, è esagerato. Friedman e Meli, aggiungiamo un altro elemento, lo vogliamo sentire questo Vannacci che manda un messaggio chiaro, attenzione chi va a scuola perché parlerà arabo, vediamo. E poi pensateci, ma se voi andaste in Arabia Saudita dopo 5 anni di scuola, sareste degli arabi? Io non credo proprio. Fantastico. Commento di Manconi fuori onda, eh? Fantastico. Friedman poi meglio. Sì. Io preferisco non commentare, sì, certo, la vaudeville spettacolo di pagliacci. È un deputato però, votato dagli italiani. Scusami, no, scusami, non riferivo a Vannacci. Ah, in generale non mi piace, sì, lo spettacolo così. In termini di Vannacci possiamo etichettarlo un cabaret grottesco, semmai. Un cabaret in cui lui recita il ruolo di una persona molto bigotta. Almeno così sembra da lontano. Ma la domanda su Salvini e la sua parte a Pontida, per me Salvini sta cercando di ritagliarsi una parte di destra estrema più destra di Meloni da circa 6 mesi. E lo fa nella vena elettorale. Vuole in qualche modo sperare che può crescere dal 7%, perché ricordiamo che ha preso... Certo. 9% di cui 500.000 voti o 2% era Vannacci. Senza Vannacci, Salvini è un partito sotto Forza Italia e lui cerca di cannibalizzare un po' di Frati Italia senza successo, mi sembra. Io chiamerei Pontida un convegno dei mini Trump. Di mini Trump? Mini Trump. Hai avuto peraltro, Alan, questo poi lo vedremo, ma Salvini, è giusto ricordarlo, è stato l'unico all'interno del governo a prendere esplicitamente posizione per Trump. Ah, Giorgia Meloni è stata molto prudente, però non ha fatto nessun endorsement. Io dedico ampio, giusto, spazio in questo libro, che se qui qualcuno vuol capire come gli americani vedono Salvini, Meloni, Schlein, Forza Italia, in questo libro c'è. Ma c'è anche il fatto che Salvini fa parte, con Trump, di una specie di internazionale illiberale. C'è Orban, che è un leader autocratico illiberale, c'è Geert Wilders, che è un razzista, omofobo, diciamo il leader olandese. Il leader olandese, e sono quasi tutti filoputiniani, a cominciare da Donald Trump. E in questo libro cerco di spiegare perché Trump si comporta come un pupazzo di Vladimir Putin. E su tutto questo però, Maria Teresa Meli, c'è la vicenda interna alla maggioranza, la polemica tra i giovani padani, forse ce l'abbiamo, che addirittura hanno fatto nella pre-Pontida uno striscione accusando, attenzione, sullo Ius Scholae, questo non è un elemento da sottovalutare, Ius Scholae in vista, Tajani scafista con questa rimetta fatta così. Tant'è che questo ha creato un vero e proprio caso nel weekend e Salvini è stato costretto poi a mandare un SMS a Tajani dicendo guarda sono ragazzi, quattro scemi. Sentiamo Salvini un attimo.
Tajani scappista! Per quello che riguarda Antonio Tajani è un amico e un alleato. Giorgia Meloni è un'amica e un'alleata. Io non rischio il carcere perché qualcuno si diverte a giocare. Se qualcuno non l'ha capito, fuori dalle palle. Allora, cara Maria Teresa Meli, questo è un vero e proprio caso politico. Poi è vero, ci sono state le scuse, però quelli sono dei giovani padani. Sì, è un caso politico, però è anche un... cioè, e diciamo il fatto che nella destra ci siano diverse posizioni, cioè c'è la posizione dei Tajani che apre al Ius Scole e anche il PD sta aprendo adesso, vedo, cioè, comunque anche l'opposizione dice non lasciamo cadere questa questa apertura. Peraltro oggi c'era un'intervista di Malan dei Fratelli d'Italia che dice se ne può parlare. Quindi da una parte c'è la destra che è una destra moderata e poi dall'altra parte c'è la destra di Salvini che io ho sempre avuto la convinzione che non creda al 90% delle cose che dice, sinceramente. Io penso che lui non ci creda, che lui non sia un pericoloso fascista, che sia un... Io penso che lui non ci creda, ma veramente è tanto mimme, secondo te? No, è populismo. Cerca populismo, cerca di trovare il suo spazio. Recita, ma... Recita, allora aveva ragione. Questo è interessante. Salvini, secondo Meli... non crede in quello che dice, ma recita. Sì, secondo me recita, io ho sempre pensato che lui non creda, cioè, che lui non sia quella roba là, lui non è Orban. Sì, ma non si dice spesso in televisione queste cose, sì, quindi certo. È interessante. E io credo che qui, recita qui, da una parte, comunque, un ruolo. Ognuno riesce ad assolvere un sì. ruolo. Poi non litigheranno mai, non arriveranno mai allo scontro né alla crisi di governo per lo Ius Scholae, piuttosto che per qualche altra cosa, quello non ci arriveranno mai. Quindi alla fine della festa non vedo una cosa che possa incidere veramente negativamente sulla maggioranza. Peraltro tutti questi scontri di contorno poi fanno perdere di vista il vero problema che ha in questo momento il governo e che in questo momento la maggioranza, cioè dove troviamo i soldi. Perché questo è il loro E infatti problema. Questa è la grande questione economica. Tra poco coinvolgiamo subito anche Ugo Mattei, perché poi ci sarà tutta la questione delle manifestazioni, le manifestazioni vietate, la scelta del governo di Piantedosi, ne parliamo tra poco. Ma vi voglio portare un attimo in Sicilia, perché mentre c'era la vicenda di Pontida, a 1431 chilometri di distanza, cioè a Brucoli, Meloni invece convocava un'assemblea di Fratelli d'Italia. Lancellotti ce lo racconta, perché lì è tutt'altro tono. Non è una contropontida questa. I Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si danno appuntamento a Brucoli, in Sicilia, a due passi dal mare. Parlamentari, dirigenti e ministri si alternano sul palco, cercando di allontanare l'ombra di polemiche e malumori. E mentre c'è una certa sinistra che si appassiona al gossip, a guardare nelle nostre vite private, a guardare cretinate, ce lo vogliamo dire? Beh, noi pensiamo a lavorare. Caso Boccia, io gioco a Boccia e pigliamo. Ma se qualche dirigente di partito avesse consigliato al ministro San Giuliano di non proseguire con quel contratto, visto quello che è successo, se qualcuno l'avesse fatto, se qualcuno l'ha fatto, ha fatto solo bene il suo lavoro di dirigente di Fratelli d'Italia. Ma il caso Boccia non è l'unico inciampo da evitare. Alla kermesse dedicata alla bellezza dell'Italia sale sul palco anche la ministra del turismo Daniela Santanchè, che in settimana attende l'udienza finale sul caso Visibilia, per cui rischia il rinvio a giudizio. Non ho nessun tipo di reato attenente alla mia attività politica, sono tranquilla, mi troverete a lungo con voi. Tutta un'altra Italia rispetto a quella leghista di Pontida. Nessun ospite internazionale. Alla Tre Giorni di Brucoli sfilano i big del partito. Noi non vogliamo fare concorrenza a nessuno, fatevi una ragione. Nel parterre di Brucoli anche il neo ministro alla cultura Alessandro Giuli, alla sua prima uscita pubblica nella nuova veste. Nessuno scandalo mi ha portato a essere ministro, per carità, e no, il clima va bene, il clima è buono, molto meglio di quanto pensate e di quanto pensassi. L'unica assente è proprio lei, Giorgia Meloni. Il pressing dei suoi per farla partecipare non ha avuto successo.
c'entrano forse le chat diffuse ai giornali sulla convocazione dei parlamentari in vista del voto di martedì per eleggere il nuovo giudice della Corte Costituzionale. Una fuga di notizie che ha innervosito la Premier e non poco. Non è una cosa da farsi quella di diffondere corrispondenze che sono di un gruppo all'esterno. Se uno vuol fare una dichiarazione all'esterno sappiamo come si fa. E allora, quindi, che cosa stiamo parlando invece? Beh, forse di una cosa ancora più, ancora più seria, e cioè il fatto che Giorgia Meloni più volte si è lamentata del suo gruppo dirigente. Ha detto, attenzione, ci sono state le dimissioni del ministro Sangiuliano, e ora salta fuori questa chat. Cos'è? È una chat di parlamentari, senatori di Fratelli d'Italia, e a un certo punto qualche gola profonda ha fatto uscire i toni, i colloqui che avvengono all'interno di questa chat, dove a un certo punto, una chat privata, però alla fine le cose sono uscite, quindi non stiamo facendo una fuga di notizie, a un certo punto interviene Meloni stessa per bacchettare i suoi, dicendo: io alla fine mollerò per questo, perché fare sta vita per fare eleggere sta gente, anche no, e l'infamia di pochi alla fine mi costringe a non avere più rapporti con i gruppi. Molto sconfortante davvero. Di quali gruppi parla? Dei suoi gruppi parlamentari. Meli, ci puoi con Augusto Bisolini inquadrare un attimo la vicenda di cosa stiamo parlando? Cioè, perché ve lo mostriamo? Perché Meloni sembra sempre più sola. Cioè, sembra anche al governo una donna sola al comando, ma anche circondata da persone di cui sembra, a quanto dice lei stessa, persone di cui non ha stima. Ma allora, innanzitutto, se una mette su una chat con i parlamentari, sa benissimo che le gole profonde ci sono. Cioè, noi, sia io che Augusto, ci abbiamo campato con le gole profonde dei parlamentari, se no non avremmo scritto il 99,9% di quello che abbiamo scritto. Quindi, avrei cambiato mestiere. Era famoso allora Augusto Minzolini quando addirittura i maligni dicono: passavi le tue giornate in bagno. No, è successo anche qui. Nei bagni della Camera, no? Ad ascoltare. No, era, i bagni del Partito Socialista. Ma anche i bagni della Camera andavi lì ad ascoltare? No, lì perché non arrivi da nessuna parte. Si faceva la pipì? No, non si sente niente nei bagni della Camera. Intervistavo Forlani quando si lavava i capelli. Pubblicità, tra poco, lo riprendiamo. Pietre, bottiglie, bombe, carta, cartelli stradali divelti, la polizia reagisce con lacrimogeni e idranti, poi le cariche. È una vera e propria guerriglia urbana. Con cappucci, sciarpe nere e kefi a coprire il volto, i più facinorosi, probabilmente anche ultra i gruppi anarchici infiltrati, hanno preso il sopravvento contro la volontà degli organizzatori, che fino all'ultimo hanno provato a calmare gli animi. Non vogliamo che ci chiedano degli scontri. Ci sono i giornalisti, ci sono dei momenti che noi forse abbiamo capelli più bianchi, li conosciamo meglio. Non vogliamo essere massacrati, nonostante che l'incasso politico l'abbiamo avuto. Una manifestazione non autorizzata dalla questura, che forse proprio per questo ha scaldato ancora di più gli animi. Noi oggi siamo in piazza per la libertà della Palestina e per la nostra libertà, perché oggi antifascismo e antisionismo. Bandiere di Libano e Palestina, ma sventolano anche quelle gialle di Hezbollah. Hamas è parte della resistenza palestinese, il diritto alla resistenza, il diritto di ogni popolo oppresso, è la barbarie sionista a spiegare il 7 ottobre. Siamo in piazza non solo al fianco del popolo palestinese, si sente ripetere tra gli oltre 5.000 partecipanti, ma anche per difendere il diritto di scendere in piazza in un paese democratico. Vietare uno dei diritti principali, che è quello della libertà di espressione, ovviamente porta a tutte queste persone. Oggi siamo in piazza per dire al governo Meloni che non potrà mai, mai e poi mai levarci la libertà. E l'anticipazione del decreto della legge 1660 che vorrebbe approvarsi.
stanno facendo le prove. Pensi che venerdì prossimo c'è la manifestazione per il clima e non si può manifestare anche per il clima, quindi non è questione di argomento. Si vuole impedire di manifestare, di esprimere dissenso, diciamo, c'è un solo nome per chiamare questo, fascismo. Allora, il tema non è soltanto quello del dissenso sì, del dissenso no, della libertà di manifestare. Professor Mattei, la colpisce il fatto che lì in più di qualcuno, diciamo, la piattaforma di quella manifestazione era anche un appoggio ai miliziani di Hamas? Lo avete sentito dai, diciamo così, dalle testimonianze raccolte? Beh, mi pare che sia abbastanza chiaro che la situazione si sta radicalizzando moltissimo a fronte dei comportamenti assolutamente incredibili dello Stato di Israele, che sta massacrando e commettendo genocidi conclamati nonostante la giurisdizione e il diritto internazionale cerchi di fare la sua parte, nonostante tutto Netanyahu e Israele vanno avanti, ed è evidente che questo comporta un clima di esasperazione terribile, che quindi molte persone, quando si instaura una logica del muro contro muro assolutamente irragionevole, prendono poi delle posizioni estreme. Io non mi preoccuperei di quello, mi preoccupo forse molto di più di come si stia costruendo un clima sempre più tragico in questo paese, che è un paese che non conta assolutamente nulla in questo momento nella dinamica internazionale, e si cerca semplicemente un po' di sciacallare quattro cose per restituire centralità all'uno piuttosto che all'altro. Credo che questo però sia... Però l'immagine davvero... vede anche lei, professore, immagino che la televisione ce l'abbia, lo sta vedendo, sì, perché sì, è collegato. Guardi, questo è lo schema... Questo è lo schema classico, questo è lo schema classico di Genova, no? Tu nei paesi cosiddetti democratici vieti una manifestazione non per il contenuto, ma per paure di ordine pubblico. Perché dice cosiddetti democratici, però adesso sentiamo Friedman, perché dice cosiddetti democratici? Fino a prova contraria la manifestazione c'è stata, anzi era non autorizzata, stanziale, e fino a quando diciamo... La polizia è stata ineccepibile. Dice Maria, ma non c'è dubbio, ma il problema qual è? Il problema perché qual è? Dice che cosiddetti democratici, Friedman, allora, è curioso che lei... Io preferisco sentire... Però, sì. Se mi fa finire, io... Prego, cioè, cosiddetti democratici, voglio dire che la regia di questa operazione non è nuova. Il fatto di infiltrare le manifestazioni con black blocs che arrivano non si sa da dove e che scatenano questo tipo di situazione era un copione assolutamente previsto, si sapeva perfettamente che sarebbe andata così. Ma chi è che le ha infiltrate? Le di buon senso, lei dice addirittura una cosa, è già successo a Genova nel 2001 e tale quale viene riproposto tutte le sante volte. Si prendono, si strumentalizzano, si infiltrano tutti i tentativi seri di porre delle questioni davvero drammatiche al centro della scena, lei dice, togliendo di mezzo sostanzialmente qualunque credibilità agli organizzatori. Ma Gori, allora, poi belli tutti gli altri. Ma vorrei fare alcune precisazioni. Il documento di convocazione di questa manifestazione conteneva proprio nella prima riga un'affermazione sciagurata, ovvero il 7 ottobre è stata una rivoluzione. Ma penso di poter dire che la gran parte delle persone che poi si sono trovate all'Ostiense, alla piramide di Roma, comprese le mie amiche Chiara, Camilla, non andavano lì con questa convinzione. Andavano lì per il bisogno, sottolineo questa parola, il bisogno di manifestare la propria solidarietà con le vittime palestinesi. Questa è la prima sottolineatura da fare. La seconda, io ritengo che quella manifestazione sia stata vietata a seguito di un gravissimo errore politico e di una violazione del nostro ordinamento. La Costituzione, al suo articolo 17, se non sbaglio, spero di non fare io un errore, afferma che i cittadini possono riunirsi
liberamente, pacificamente. Quindi non devono chiedere nessuna autorizzazione. E senza armi. Beh, e che per manifestare in Italia, come in tutti gli stati di diritto, non si deve chiedere l'autorizzazione, si comunica l'iniziativa. E per essere vietata questa iniziativa devono esserci motivi fondati e concreti. Di ordine pubblico, che sono quelli riconosciuti dal questore. E io qui trovo una contraddizione nel comportamento delle autorità. Le forze di polizia hanno operato dei controlli, dei fermi, prima che i manifestanti arrivassero a Roma, e tra le centinaia di persone controllate, perquisite in qualche caso e fermate in altri casi, non uno possedeva un'arma. Dunque, i motivi concreti, perché tali devono essere, solidi, materialmente considerabili, per vietarla, a mio avviso, non c'erano. In più... Ma anche vedendo gli effetti dopo? Cioè, nel servizio gli effetti che hai sentito... Dopo sono procurate le armi. Cioè, vedendo effetti, qualcuno si è procurato qualcosa, perché hanno distrutto... Ma gli effetti successivi sono la conseguenza di quel divieto. Conseguenza, a mio avviso, irresponsabile, anch'essa sbagliatissima, ma sono gli effetti... Ultima considerazione, finisco davvero, questa libertà di manifestare pacificamente e senza armi, attenzione, riguarda tutte le opinioni possibili, la CEDU, la Corte Europea dei Diritti Umani precisa puntualmente, con proprio capacità di entrare nel merito, che questa possibilità di manifestare riguarda anche le idee che possono risultare offensive per lo Stato o per una parte della popolazione. Si è detto a ridosso... Anche le idee più ripugnanti. No, ma quello per carità, infatti, si è detto a ridosso del 7 ottobre fare una manifestazione in cui al primo posto c'è considerare il 7 ottobre come un atto di resistenza, suggeriva una idea di spostare la data. Ma... Io mi esprimo con meno eleganza di Manconi sicuramente, ma io credo che per la gente che ci segue a casa c'è una questione di buon senso. Qualcuno vuole fare una provocazione e in qualche modo appoggiare i terroristi di Hamas che un anno fa hanno commesso una strage terroristica. E se uno annuncia una manifestazione per il 7 di ottobre che in qualche modo celebra o festeggia il fatto che c'è stato un evento positivo che è falso il 7 ottobre scorso, allora questo, secondo me, è un modo di incitare l'odio e per me sarebbe da vietare. Io credo che dobbiamo guardare al modello tedesco, non italiano, non americano, non francese, tedesco. In Germania ci sono due motivi per uno Stato di bloccare una manifestazione. Il primo, se c'è, e questo è vero in Italia, una vera possibilità o rischio di disordine pubblico. Il secondo in Germania è se c'è un tentativo di odio razziale o di incitare o aiazzare la violenza contro un popolo o una religione. Chi programma per il 7 ottobre una manifestazione che festeggia Hamas e la resistenza, commette una scenità e dovrebbe essere vietato. Come tu dici, che è quella di instigare all'odio, appunto. L'odio. Però è un il modello tedesco ovviamente non è riuscito a impedire che un partito con tonalità neonaziste conquistasse enormi consensi. Questo è vero, Manconi ha ragione, ma il modello tedesco mette in galera chi fa Sieg Heil. In Italia chi fa la saluto romano non va in galera. In Italia c'è una legge che non viene... Qualcuno va addirittura in qualche consiglio regionale. Però questo è un altro... Alto, però il Maria Teresa Meri, il tema che affronta Friedman e che peraltro riguarda anche la sua stessa America, cioè quello che vediamo qui, lo abbiamo visto, perché poi l'America, l'America arriva sempre prima di quello che poi accade in Europa. Le occupazioni che immagino che sono accadute, no, nei campus americani, laddove si forma la grande classe dirigente di quel paese, lo abbiamo visto, no? Yale, Columbia University. Ma io nel libro scrivo proprio di come in Italia alla Sapienza o in America alla Columbia lo stesso fenomeno c'è stato. Studenti filo-palestinesi giustamente chiedendo due stati, giustamente, ma
una situazione di un paese spaccato in cui anche queste manifestazioni possono essere strumentali. Non so se c'è Ludovica Ciriello intanto in diretta, perché poi il 7 ottobre la commemorazione ufficiale e la Presidente del Consiglio che ha scelto di andare alla sinagoga di Roma a rendere omaggio al Rabbino Capo e alla comunità, perché effettivamente poi... Ma del Partito Democratico chi c'è? Del Partito Democratico credo che ci sia solo, cioè, una delegazione di parlamentari, e ci dovrebbe essere il sindaco di Roma, Gualtieri. Parlamentari. Eccoti qua, vai Ludovica, sì, la giusta domanda di Maria Teresa Melli, prego, vai Ludovica. Sì, esatto. Esatto, c'è una delegazione di parlamentari, abbiamo visto entrare ad esempio Peppe Provenzano, e poi c'è il sindaco di Roma Gualtieri, non c'è. È Elly Schlein. No. Non c'è la segretaria del Partito Democratico. No, Elly Schlein non c'è. C'è poi... No, non c'è. C'è una vasta delegazione del governo, invece il ministro Piantedosi, entrando, ha ribadito che le conseguenze delle manifestazioni di ieri sabato erano la dimostrazione del fatto che era giusto vietare quei cortei. C'è logica, il ministro Nordio, cioè ovviamente Giorgia Meloni, è passato da qui anche l'ex capo della polizia, il prefetto Giannini, il quale ha detto che invece sulle manifestazioni era un'azione preordinata contro le forze dell'ordine, al quale ha dato tutta la sua solidarietà. Quindi inevitabilmente anche qui al Portico d'Ottavia la questione delle manifestazioni di sabato e quelle a venire è stata centrale nelle dichiarazioni di chi veniva in occasione della commemorazione. Però è chiaro, no, Maria Teresa Meli e Minzolini, che la celebrazione oggi avviene nel simbolo dell'ebraismo italiano, e cioè all'interno della sinagoga di Roma, perché anche nei cortei gli ebrei sono entrati nel mirino di una parte di questa Tutti, scusate, propaganda. Erano nel mirino della piattaforma dell'organizzazione, e l'altro giorno, sabato, chi passava per Porti Orcavia, per il Tempio, cioè vedeva un assedio di polizia. Tutti spaventati, è stata fatta una manifestazione contro una parte della città, va bene? Perché ci sono degli ebrei che stanno a Roma ed è stata fatta una manifestazione contro una parte della città. È giusto o non è giusto abolirla? Cos'è che non si può sentire? È così, mi dispiace, ma è così, perché se tu dici che ma continuiamo con questa storia dell'antisemitismo per chiudere la bocca a chi manifesta. Ma basta anche questa storia della Columbia University di Yale. Ma erano la maggior parte di questi ragazzi erano ebrei. Non c'entra niente l'antisemitismo. Non c'entra niente l'antisemitismo. Bisogna smetterla con questa storia. Smetterla subito. Non c'è la niente, la maggior parte delle persone solidali con i palestinesi sono ebrei. Ma bisogna smetterla proprio, perché questa cosa avvelena la discussione, manda fuori di testa la gente, compreso il sottoscritto, io non la posso più ascoltare. Cioè, la stragrande maggioranza delle persone che pensano oggi a favore della Palestina contro questa politica criminale genocida di Israele sono ebrei. Smettiamola con questa storia. Quella piattaforma lì di Roma non era una piattaforma contro gli ebrei, non era contro gli ebrei. Sionismo uguale nazismo. Sionismo uguale nazismo. Il 7 ottobre è il grande atto della resistenza. Quello non è ascolti, signora, che ci siano dei comportamenti in questo momento a Gaza simile ai comportamenti nazisti è un dato di fatto, purtroppo. Non lo vuole nessuno, ma è un dato di fatto. C'è un olocausto in corso, c'è un apartheid, c'è un disastro in corso. Cerchiamo di mettere ordine con le parole, perché altrimenti se tutto è uguale, se tutto non diamo il peso giusto alle cose che accadono. Professore, dia il peso, lei ce lo insegna, dia il peso giusto alle parole che vengono dette, perché ogni fatto ha la propria specificità. Parlare di olocausto, che significa annientamento, volontà di distruzione, non ha nulla a che vedere con quello che sta accadendo, e senza nulla togliere i morti civili. Ma io penso che un professore, un intellettuale, chi lavora con le parole, Manconi poi ce lo insegna nel libro, chi usa le parole ha una responsabilità enorme. Sì, e lei, io infatti considero un gravissimo errore, proprio nel momento in cui si afferma la solidarietà con le vittime palestinesi, proprio in quel momento fare confusione, manipolare il linguaggio, usare un vocabolario approssimativo e quindi usare il termine nazismo
o olocausto danneggia in profondità la causa del popolo palestinese, perché impedisce la distinzione, impedisce la capacità di discernimento, sì, perché sì, si possono commettere crimini contro l'umanità, crimini di guerra, senza che per questo motivo chi li commette debba essere accostato alla più grande tragedia della storia contemporanea, che è appunto la Shoah. Questo accostamento Minzolini, un istante. Si può scendere in piazza dicendo che l'atto del 7 ottobre è un atto eroico? Cioè, io partirei da questo, perché questa era la piattaforma. Poi tieni conto. Si può fare? No, non si può fare, per un motivo molto semplice. Ma diciamo due cose innanzitutto. Non è che qui in questo paese non si è già manifestato per la Palestina. Noi abbiamo, in questi mesi, ne abbiamo viste ogni tantissime. Ogni sabato c'è una manifestazione. Quindi lì era evidente, diciamo, che scegliere quella data voleva anche, diciamo, quasi una sorta di rivendicazione addirittura, diciamo, di quegli avvenimenti. Poi il discorso è un altro. È un conto parlare di Palestina, è un conto parlare di Hamas. È un conto parlare di Libano, è un conto parlare di Hezbollah, un conto è parlare di popolo iraniano, è un conto parlare di una autocrazia, dei guardiani della rivoluzione. Questo è il punto centrale. Se io devo dire una cosa di tutto questo, perché è giusto liberare il popolo palestinese da Hamas, è giusto liberare il Libano da Hezbollah e dare una possibilità, perché non è che le cronache di questi anni non abbiamo visto quello che succede in Iran. Beh, quello che secondo me manca nella prospettiva di Israele è trovare una meta. Allora, immaginare che all'interno di questo poi la meta sia creare due stati con due popoli, quella è una cosa che probabilmente eviterebbe di creare questo meccanismo perverso per cui sentiamo dei discorsi che non stanno nei quello che bisogna rispettare il diritto internazionale, anche in Libano bisogna rispettare il diritto internazionale, anche al nord. Israele fuori legge, mettiamocelo in testa una volta tanto, non si può mettere sullo stesso piano. Ma di che cosa sta parlando? Fuori legge. Io non ne posso bisogna più, rispettare il diritto internazionale, sono 80 risoluzioni, 80. Ma è pazzesco, ma lei cosa c'entra cosa con l'antisemitismo questo? Cosa c'entra l'antisemitismo? Ma cosa dice? Ma cosa c'entra l'antisemitismo? Israele fuori legge. Io ho 80 risoluzioni dell'ONU, 80-80 da 66 avanti. Io vorrei soltanto dire una cosa semplice. Io ho incontrato l'avvocato Mattei in queste trasmissioni nel passato, il tema era diverso. Io l'ho accusato di essere filo putiniano, lui l'ha negato e poi lui è stato, io l'ho accusato di essere Novax, lui ha detto che non è Novax, è No-Mask, mi ha spiegato nel passato. Ora ci incontriamo e lui dice non è antisemite, è per ma sono ebreo, perché non sono antisemita, lui, mi faccio il piacere, allora, mio nonno era Friedman, si chiama come lei, ma che siamo pure parenti purtroppo. No, però dice Friedman, Novax, fino a Putignano. Santo Dio, si chiama Friedman mia nonna, è Friedman, come lei? Sono contento, ma noi stiamo parlando di antisemitismo. Non credo che sia l'antisemitismo, oppure in tutte le famiglie ci sono. Non le ho casato. Di nulla, ho detto lei ovviamente è libero di dire quello che vuole. La prego una cosa, caro avvocato, la prossima professore, volta io non faccio l'avvocato. Professore, la chiedo una cosa, professore giurista di giurisprudenza Massimo, potrebbe gentilmente in futuro evitare una retorica incendiaria in cui si esagera per effetto usando parole come olocausto per descrivere Gaza, perché è offensivo a qualcuno. Ma più di qualcuno, diciamo. Oltre che ai parenti dei 6 milioni, a più di qualcuno. Grazie agli ospiti. Prima però devo fare una domanda precisa al professor Manconi con la scomparsa dei colori, in cui in questo libro Manconi mette se stesso, anzi racconta la sua nuova vita in 40 secondi. 40 secondi non la racconto e quindi mi alzo e me ne vado con Maria Teresa Meli. Dicendo però di acquistare il libro e quindi senza togliere suspense ai lettori. La scomparsa dei colori, Garzanti editore, autore Luigi Manconi, che poi sono io. La cecità è un buon allenamento alla vita. Sì, io ho pensato che raccontare, perché questo non è un saggio, ma è un racconto, la mia esperienza di questo
percorso di oltre 15 anni verso la cecità attuale, che è la mia condizione, non fosse solo una manifestazione narcisistica, ma fosse la possibilità di mettere questa mia esperienza a disposizione di tanti. Non va dimenticato che in Italia le persone ipovedenti o cieche sono quasi 2 milioni, ma sono 5-6 milioni coloro che hanno una qualche disabilità. E più in generale io penso che la gran parte della popolazione abbia patito un danno di natura fisica o psichica o emotiva, e che questa condizione di invalidità debba essere affrontata cercando in noi stessi gli strumenti e le risorse per non cedere alla disperazione, perché questa condizione, guardate, è una tragedia irreparabile, ma non necessariamente è la fine di tutto. È qualcosa di molto afflittivo. Pensate semplicemente a me, che quest'estate sono stato nella mia Sardegna e che non ho potuto vedere il mare o i bastioni di Alghero. C'è il ricordo, oppure, di quello che avevi visto. Oppure il fatto che io, quando allungo una mano per accarezzare il volto dei miei figli, devo sempre stare attento a non mettergli un dito nell'occhio. Ecco. O il fatto di non vedere il volto delle persone, amici, familiari, di non vederli da tre lustri. E ancora il fatto di non vedere il paesaggio. L'altro giorno ho cercato di ricordarmi un quadro come I girasoli di Van Gogh e faticavo a creare nella mia mente una qualche fisionomia di quel quadro, nemmeno i tratti essenziali, perché poi la memoria regge, ma regge fino a un certo punto. Ecco, ho provato a scrivere il racconto di questo dolore che tuttavia non è riuscito a immobilizzarmi, e soprattutto non voglio che mi immobilizzi, e così mi auguro che altri trovino le energie, le risorse. Ti ha dato una nuova, sostanzialmente anche dai, una nuova vita, un nuovo modo di vivere la tua quotidianità. Grazie a Manconi, magari lo ritroveremo anche nei prossimi giorni. Alan Friedman, alla fine dell'impero americano, che torna comunque di grande attualità. Ci stai hai registrato tutta la puntata anche con i tuoi occhiali. Sto registrando con gli occhiali della boccia. Della boccia. Eccoli qua. Infatti c'è Minzolini in primo piano. Allora, pubblicità, e subito dopo è con noi Fausto Bertinotti. A tra poco. Allora, 12.05, in studio con noi Fausto Bertinotti, grazie per essere qui in una giornata peraltro anche per lei molto molto particolare. Andremo a parlare ovviamente del 7 ottobre in diretta dal kibbutz Nir Oz, c'è Elena Testi, all'uscita invece in diretta dalla Sinagoga di Roma, dove si sono tenute le celebrazioni a ricordo del massacro del 7 ottobre, con il nuovo ambasciatore di Israele, la Presidente Giorgia Meloni, ministri e una delegazione anche del Partito Democratico. Tra poco torneremo lì. Prima però Bianca Caterina Bizzarri, buongiorno, buongiorno e buon te, inizio David. Settimana a te per il sommario delle notizie delle 13.30. Buongiorno, dunque anche il telegiornale partirà naturalmente dal 7 ottobre, perché oggi è il giorno del ricordo e delle commemorazioni, come dicevi te David, commemorazioni in Israele ma anche a Roma, dove si è tenuta poco fa la cerimonia e in una sinagoga blindata. Ma le operazioni di guerra continuano, siamo obbligati a riportare gli ostaggi a casa, queste poco fa le parole del premier Netanyahu. Intanto questa mattina sono stati intercettati due razzi lanciati verso Tel Aviv e partiti dalla striscia di Gaza. Poi c'è la politica e in primo piano c'è lo scontro tra opposizione e maggioranza sulla Corte Costituzionale, perché domani sarà eletto un giudice della Consulta, una partita importante perché incrocia anche quella del referendum. Il 12 novembre prossimo la Consulta sarà chiamata a decidere sulla autonomia differenziata. Poi c'è una notizia di cronaca perché riguarda l'omicidio di una donna, una psicologa di 70 anni. Il corpo è stato trovato
Ieri nella campagna di Fogliano della Chiana, in provincia di Arezzo, è stato fermato il presunto assassino e sarebbe l'ex fidanzato della figlia. E queste e molte altre notizie vi aspettiamo alle 13.30 con il telegiornale. A te, David. Grazie, grazie Bianca Caterina Bizzarri. Allora, benvenuto in studio a Fausto Bertinotti. Grazie. Direi, vi diamo subito due aggiornamenti. Da una parte a Portico d'Ottavia con Ludovica Ciriello, finita poco fa la celebrazione a cui vedo intanto un Calenda che si avvicina ai microfoni. Ha parlato Giorgia Meloni, il nuovo ambasciatore di Israele a Roma. Vai Ludovica. Vediamo se riusciamo a sentirti anche, altrimenti andiamo al kibbutz di Noroz, che è stato uno dei luoghi della strage del 7 ottobre, un kibbutz al confine con la striscia di Gaza, che proprio il 7 ottobre, la mattina, alle prime luci dell'alba, attorno alle 5, hanno visto questo sanguinoso attacco da parte di Hamas. Vediamo, testi. Eccoci Davide, io purtroppo non mi posso spostare perché come hai detto tu ci troviamo al confine con Gaza e ci sono problemi di segnale. Questa è una delle case attaccate il 7 ottobre dello scorso anno. Qui questa mattina una commemorazione come tante nel resto di Israele. Non vi posso far entrare dentro, noi siamo entrati e quello che vedi sono queste porte di sicurezza, divelte, aperte, molte delle quali sono state proprio appunto, come ti dicevo prima, aperte dove si nascondevano i bambini con le proprie famiglie, alcuni sono stati uccisi, altri portati dentro Gaza. E c'è quel che resta del 7 ottobre, ma quel che c'è invece a 366 giorni di distanza, cioè i bombardamenti dentro Gaza in questo momento che noi sentiamo invece le sirene che suonano su Tel Aviv perché purtroppo partono ancora razzi da Hamas e poi un nuovo fronte aperto, quello con il Libano. Noi abbiamo il telefono quest'oggi che tra le commemorazioni e le agenzie che arrivano e le sirene che suonano insomma in tutto Israele continuano a squillare. Questa è un paese che noi raccontiamo, eravamo qui anche gli anni scorsi, raccontiamo a 300 dopo 366 giorni e ti posso assicurare che il dolore che avevamo raccolto l'8 ottobre, il giorno seguente, è lo stesso, identico a quello di oggi. E le immagini che stiamo vedendo sono proprio quelle di quel famigerato 7 ottobre, quando i jihadisti di Hamas hanno colpito il cuore di Israele. Allora, Fausto Bertinotti, poi ritorniamo lì in diretta a Portico d'Ottavia con la cronaca. Poco fa Giorgia Meloni ha parlato e magari la ascolteremo. Che bilancio possiamo fare di quello che è accaduto e a che punto siamo soprattutto? Beh, io penso che ogni insorgenza terroristica va indagata per i suoi riflessi anche generali, non solo per la distruzione e morte che fa. Proviamo a vedere questa. Il 7 ottobre, una strage, un atto terroristico terribile, e produce morte, devastazione. Ci sono ancora 250 ostaggi nelle mani di Hamas. Assolutamente, cioè, possiamo dire tutto. Subito dopo ti viene da dire, come è stato detto, e anche questo non si può negare, che quell'atto terroristico terribile ha avuto però l'efficacia politica di rimettere la questione palestinese in primo piano dopo che fino agli accordi di Abramo era stata del tutto negata, cancellata. Ma subito dopo va aggiunto che quello stesso atto terrorista, come provoca la messa in rilievo del problema, ne provoca la distruzione, perché riapre la spirale terribile che è quella del nostro tempo, che è questo il punto drammatico della situazione: terrorismo, guerra, terrorismo, guerra. Cioè lei dice il 7 ottobre ha colpito al cuore Israele e ha però danneggiato anche la causa palestinese. Assolutamente, non solo, l'ha fatta emergere ed era sommersa, ma nel momento in cui l'ha fatta emergere anche la sopprime, perché innesca una spirale di violenza tra gli stati, che è quello che fa dire oggi a un grandissimo scrittore e giornalista di quelle terre: siamo prigionieri di governi estremisti. E questo, il terrorismo ha innescato l'estremismo, che diventa la lue
che uccide ogni prospettiva di pace e di accordo tra i popoli. Quindi è molto interessante quello che lei ci sta dicendo, anche conoscendo bene il movimento pacifista italiano. Cioè lei, se non ho capito bene, approfondiamolo un attimo, ci dice attenzione, perché quello che è scaturito dopo il 7 ottobre lo vediamo. Ma lei rifiuta coloro i quali oggi dicono, secondo me in modo assolutamente sciagurato, dicendo quell'atto è l'inizio di una nuova guerra di liberazione? Di queste... Perché qualcuno l'ha detto, sì, questo. Sì, qualcuno l'ha detto, ma cioè, in ogni buona causa, sì, ci sono cattivi profeti, sì, non è che non è questo. Ora, però un uomo di sinistra, come lei dice, questo non si può equiparare. No, quell'interpretazione, cioè, è un danno alla causa palestinese. Ma questo è evidente nella storia concreta. Cioè, se tu... Tanto è vero che persino in questa manifestazione... vediamo la manifestazione. È quasi uno specchio di questa realtà. Viene indetta una manifestazione con una piattaforma, secondo me, inaccettabile. Quella di sabato. Quella di sabato. Sì. Inaccettabile. In quella manifestazione, tuttavia, diventa l'occasione perché migliaia e migliaia di persone hanno un bisogno di manifestare il loro dolore, la loro solidarietà con la tragedia palestinese, va bene? E aderiscono, e una parte addirittura di associazioni palestinesi non aderiscono per questa ragione, ma l'identificazione della piattaforma con i manifestati è del tutto improprio. Lascio stare adesso la discussione, sì, sul, sì, fatto, sì, che ho sentito ancora poco fa molto lucidamente Luigi Manconi spiegare come non si può, dal punto di vista della Costituzione italiana, impedire una manifestazione come questa. Ma stiamo al punto. Il punto è che oggi cause giuste, quella palestinese, ma anche la vita di Israele, sono tradite in primo luogo dall'estremismo delle classi dirigenti che hanno preso possesso di quelle realtà. Questo punto è diciamo nodale. Io vorrei ricordare che persino in una condizione diversa, la spirale terrorismo-guerra, mi sto riferendo all'elemento più clamoroso, l'attacco alle Torri Gemelle, certo, ha determinato una striscia di guerra da parte guidata dai neoconservatori americani, che da lì prendevano l'abbrivio per l'estensione della democrazia nel mondo, che ha prodotto la crisi dell'Occidente, la crisi della credibilità dell'Occidente nel mondo. Cioè il terrorismo e la guerra sono gemelli, sono entrambi frutto di una crisi drammatica della politica e della diplomazia, entrambi. E io penso che ogni volta che si vuol fare, come dire, una gerarchia, è più grave l'uno o è più grave l'altra, è la stessa terribile gerarchia delle immagini che privilegiano o la distruzione di Gaza o il pericolo di Israele. Queste due facce vanno messe insieme sempre, sia nella disgrazia nei popoli che nella irresponsabilità delle classi dirigenti. Stiamo vedendo intanto alle nostre spalle delle immagini di quel famoso 7 ottobre. È vero che noi di quella tragedia abbiamo visto pochissimo, perché sono immagini, ma poi ne parleremo più avanti anche col filosofo Bernardo Levy, il governo di Israele ha scelto di non diffonderle. Quindi ha scelto in qualche modo di tenere coperte le immagini più crude. Il fatto che alcune cose non si siano viste nella società dell'immagine, come alle volte non si vede di Gaza, cioè provo a seguirla, che impatto ha in un'opinione pubblica che forse è abituata ogni giorno a vedere ogni cosa da questo telefonino, quell'orrore l'ha visto soltanto in parte. Certo, ha visto le immagini di quel famoso corpo della ragazza israeliana messa sul pick-up, ma è una guerra che il 7 ottobre non è stato raccontato per immagini. Guardi, questo ha influito, secondo lei, anche nell'immaginario, nel fatto che nel mondo Israele sia più isolata? Io penso di no, ma per una ragione che non ha a che fare, sì, con lo specifico. Penso che noi abbiamo una inflazione di violenza così diffusa e così pervasiva che in qualche modo rende, non dico un'assuefazione, non è vero, ma una superficialità. Cioè non vanno in profondità, non ci parlano del dolore, ci parlano di elementi di distruzione, di devastazione, come se fossero però l'espressione ineluttabile del nostro tempo. Non vengono guardate come cose di cui si potrebbe fare a meno, fanno parte del panorama. Questa la violenza oggi ci ha invaso e ci ha pervaso. Per questa ragione io credo che dovrebbe rinascere una cultura della pace, del dialogo, che è quella che è la grande
mancanza di questa nostra stagione. Le leggo cosa ha detto oggi adesso un leader, diciamo così, di sinistra del Partito Democratico, che è il presidente Biden, il quale nel giorno del 7 ottobre... Democratico, sì, sì. Di sinistra. Ah, quindi è più a sinistra Kamala Harris, forse, o neanche? Non lo so. L'ultimo vero leader di sinistra che hanno avuto, che è ancora vivo per Obama. Fortuna, è Bernie Sanders. Ah, Bernie Sanders, certo. Vabbè, allora diciamo così, leader dei democratici americani. Questo è indubitabile. Ci possiamo mettere d'accordo. Assolutamente indubitabile. Questo. Comunque, Biden sceglie di parlare oggi e dice: non ci arrenderemo finché i rapiti non saranno liberi. Condanno fermamente anche la violenta ondata di antisemitismo, dice il presidente americano parlando alla nazione. Dall'altra parte, Netanyahu poco fa dice: il nostro obbligo morale è quello di riportare al più presto indietro gli ostaggi. E intanto l'assegnazione 1 ci porta in diretta a Roma, dove di quei 250 ostaggi in mano ad Hamas si è parlato. Queste sono le immagini che arrivano in diretta. Ludovica, hai qualche aggiornamento da darci? E poi apriamo la pagina interna. Prego. Sì, David, iniziano ad uscire i primi... Sì. Esponenti politici, abbiamo visto Giorgia Meloni andare via in rigoroso silenzio, abbiamo visto il ministro Salvini, il ministro Nordio, si sono fermati a parlare qua con noi Carlo Calenda e Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, entrambi concordi su un punto, che quella manifestazione andasse vietata. Assente anche Giuseppe Conte, oltre alla leader Schlein. È arrivata nel frattempo una nota però del presidente del Movimento 5 Stelle, il quale dice: è ancora dopo un anno colpevolmente assente dai tavoli importanti una intenzione vera di cessare il fuoco e fermare gli orrori che si stanno svolgendo anche a Gaza. Detto che il 7 ottobre resta un giorno doloroso che tutti dobbiamo commemorare e ricordare con rispetto. Allora, da qui vorrei riportare, se vuole fare un commento anche su questo, no, anzi... Temo molto che nasca sulla base della giusta critica alla violenza. Io penso ancora adesso che l'approdo alla non violenza sia la grande forza potenziale dei movimenti. In ogni caso, dalla critica alla violenza si arriva invece all'insofferenza verso le manifestazioni. Il disegno di legge presentato dal governo peggiora la situazione che avevamo con i governi Scelba, contro cui si muoveva il movimento operaio. L'idea che si possa, per esempio, processare e condannare duramente per un fermo di strada, per blocco stradale, ma guardate, il blocco stradale è stata una delle forme più classiche in cui, di fronte alla chiusura di una fabbrica, dei lavoratori cercano di far valere la loro ragione. È così vero che anche quando venivano processate per ragioni sociali venivano emesse le condanne. Ora, c'è proprio io penso che ci sia un'insofferenza alla critica e alla manifestazione, cioè lei dice, di cui dovremmo discutere. Neanche negli anni 50 e 50 no, si fermavano i picchetti, sì, o non le... non si andava in quanti picchetti ha fatto lei in vita sua? Anche di blocco stradale, devo dire, anche blocchi stradali, anche insieme a importanti vescovi come Monsignor Bettazzi, con cui ci sedemmo insieme sull'autostrada per difendere l'occupazione del Valle Susa, per esempio. Ma quella è una condizione, non dico ordinaria, ma molto presente e molto diffusa. Le ragioni sociali erano preeminenti, certo, rispetto al disagio che si poteva portare alla vita delle persone. La voglio portare sui temi economici, in particolare però su quello che è accaduto a Pontida. La nostra però Cristina Autore ci racconta perché ottobre è il mese più difficile per il governo, e lo vediamo in questa scheda. Per la politica i bilanci non si fanno a Capodanno ma a ottobre, che è storicamente il mese più complicato per ogni maggioranza. Stiamo ad approvare una legge di bilancio in cui saranno chiesti sacrifici a tutti. Eppure Giorgia Meloni si troverà a discutere con diversi ministri distratti da altre questioni, specialmente giudiziarie. Evviva anche i giudici che mi giudicheranno, magari stanno guardando questa live. Scegliete con coscienza. Ho paura? Zero. L'appello Matteo Salvini, che sul pratone di Pontida radunerà i suoi, ma che davanti al tribunale di Palermo rischia 6 anni di carcere per sequestro di persona plurimo, omissione e rifiuto di atti d'ufficio. Non ho nessun timore, non ho nessuna paura, non ho intenzione di patteggiare niente. Una spada di Damocle che pende sulla testa dell'attuale ministro dei trasporti, al centro delle polemiche anche per i disagi registrati sulla rete ferroviaria italiana. Giorno X, 18 ottobre. Secondo me, diciamo, un avviso di garanzia non determina in automatico le dimissioni di un ministro.
A rischiare anche Daniela Santanchè, ministra del turismo. Entro la settimana prossima si deciderà sul suo nuovo rinvio a giudizio, questa volta per falso in bilancio per la gestione irregolare di Visibilia Editore. Ho fiducia nella magistratura, sino adesso avete visto com'è andata con le desistenze, per cui vado avanti, tranquillo. Il clima nel governo è tutt'altro che sereno. L'eventuale rinvio a giudizio di qualcuno dei suoi getterebbe le basi per un pericoloso rimpasto, specie dopo le dimissioni del ministro della Cultura Sangiuliano a seguito dello scandalo Boccia. La vostra critica è la nostra certezza di stare dalla parte giusta della storia. Si è accolto un sorriso di Fausto Bertinotti mentre vedeva il nostro servizio. In realtà poi sa com'è, perché lei comunque è stato in maggioranza, sa cosa vuol dire anche governare. Assolutamente. Perché Rifondazione Comunista è stata al governo di questo paese. Abbiamo avuto tanta pazienza, sì. C'è un momento in cui poi le cose arrivano. Sì. E forse le cose arrivano non tanto sulla politica estera, non tanto sul generale Vannacci che tra poco vedremo, non tanto sullo Ius Scholae, quanto sull'economia. Guardi, lei fa un'osservazione che mi troverebbe sdraiato nel consenso per ragioni anche storiche, se non che in questa fase sono un po' meno sicuro. Guardi gli Stati Uniti d'America, sì. A seconda di tutti gli osservatori, hanno un'economia eccellente, in ripresa. Grande inflazione, però. Ha un'inflazione che però vede i salari sormontare l'inflazione. È vero che quella c'è. Certo. Ha una disoccupazione che è al suo minimo storico. Eppure rischia contro un avversario terribile come Trump. Perché secondo me, mi soccorre in questo un classico, cioè Antonio Gramsci, e c'è il problema dell'economia, ma c'è anche il problema, uso un termine di cui mi scuso, di egemonia culturale. E come lei vede, per un verso l'economia oggi è bloccata, adesso mi piacerebbe fare questo discorso, sono tutti uguali in economia, quelli che governano, sono tutte on the line, tutti, anche i patrioti che gridano, urlano, strepitano, una volta al governo fanno le stesse politiche. L'hanno firmato loro, è questo governo quello che ha firmato. Esattamente, cioè le politiche economiche e sociali sono gli stessi e questo in qualche misura è uno scudo. Poi sul terreno invece dei diritti civili, dell'immigrazione, i patrioti vanno all'attacco dello stesso governo che loro stesso alimentano. Questa condizione rende, secondo me, la situazione molto pericolosa. Molto pericolosa perché la crisi sociale intanto si approfondisce. E lei ha ragione su questo. Se, diciamo, ci fosse un prevedibilità nei comportamenti, la questione economica e sociale sarebbe al centro del voto. Ora, secondo me, però, noi rischiamo di sottrarci all'osservazione che il voto riguarda ormai quasi una minoranza degli elettori. Per cui c'è una grande maggioranza che è fuori da questo ordine. Certo. Non solo in America, anche in Europa, anche in Italia. Anche in Italia. Certo. Perciò questa gente che ha un malessere sociale non è detto che lo esprima politicamente. E che fa? Non va a votare? Va in piazza? Non va a votare, esattamente. E che fa? Non va a votare, forse va in piazza. Ma non va a votare perché pensa che il suo voto non possa incidere, non possa cambiare? Non va in piazza perché non crede più nella politica. Non va in piazza perché pensa che gli uni valgono gli altri e che tutti e due sono contro il popolo. Questo è il punto. Il populismo strumentalizza questo elemento, ma non lo governa, perché poi, alla prova dei fatti, al governo fa esattamente quello che loro chiamano i governi, i poteri forti vogliono che si faccia. Grazie a Fausto Bertinotti, grazie che, lo voglio dire al pubblico, ha mantenuto l'impegno di venire qui, nonostante... Una giornata difficile. Una giornata difficile per la perdita di un suo carissimo amico. E quindi però grazie per essere, grazie a voi. Per essere venuto. Grazie. Pubblicità e altri ospiti saranno con noi a tra poco. Grazie di cuore, veramente. Grazie. Allora,
12.31 un tema che più volte qui abbiamo trattato, che è quello dei trasporti e di quello che fa il nostro ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha appena celebrato nel weekend l'importante appuntamento di Pontida. Torna a trovarci Antonello Caporale, firma del Fatto Quotidiano. Buongiorno. Buongiorno. Matilde Siracusano di Forza Italia, che è, come dire, un'esperta del settore, visto che segue non solo tutta la vicenda del ponte sullo Stretto di Messina, ma conosce bene la vicenda dei trasporti. Marco Ponti, economista dei trasporti, più volte nostro ospite, buongiorno e bentornato. E poi avremo una testimonianza che sul campo in qualche modo ci racconta. Buongiorno a voi. Buongiorno caro professore, quello che vuol dire essere un pendolare. Torniamo a parlarne, perché quando nel weekend si è bloccata in due praticamente mezza Italia, il ministro ha detto: colpa di un chiodo. Vediamo. Se è vero, come mi dicono, che un'impresa ha danneggiato un cavo di alimentazione di una cabina e invece di intervenire subito qualcuno è intervenuto dopo, voglio sapere chi è l'impresa, perché ha sbagliato, e ne risponderà. E se qualcuno invece di intervenire subito è intervenuto tardi, non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo. È giusto, per un chiodo non si può bloccare mezza Italia. Proviamo a fare poi anche un passo in avanti, ovviamente. È pensabile che una infrastruttura d'avanguardia come quella dell'alta velocità possa essere messa in crisi, anche con tutto il suo sistema dei controlli, Siracusano, no? Perché immagino che non è che c'è soltanto l'operaio che fisicamente... Sì, ci sarà un operaio che ha sbagliato, come posso sbagliare io, e sbaglio ogni giorno. Però possiamo pensare che questo ha bloccato un'intera rete ferroviaria? Diciamo, una cosa è chiara, intanto, perché ho sentito addebitare a Salvini la colpa di questo incidente. I ministri, chiariamo, operano attraverso scelte strategiche, programmano gli investimenti, promuovono le leggi, certamente non possono occuparsi di scegliere loro le ditte che ottengono poi gli appalti, altrimenti verrebbero, non soltanto sarebbero censurabili, verrebbero anche arrestati. Quello quindi lo fanno i manager, diciamo, che però sono nominati dalla politica. Però diciamo, certo. La politica direttamente su questo non deve centrare no, assolutamente. No, ci mancherebbe. La cosa positiva è che, mentre in passato a volte vi erano delle omissioni, qui diciamo, la responsabilità è stata subito individuata, è stata, diciamo, l'azienda è stata immediatamente sospesa, quindi si è intervenuti immediatamente. Salvini è stato anche chiaro e molto netto. È chiaro che ci sono disagi nei nostri sistemi di trasporto, nelle ferrovie, che patiscono decenni di mancati investimenti nelle ferrovie. Adesso invece c'è un cambio di passo. Vi sono intanto le risorse del PNRR che devono essere messe a terra, che servono a rinnovare anche il parco treni. Non soltanto l'impegno di Salvini, ma anche l'impegno del governo nella messa a terra delle risorse PNRR e anche delle risorse di coesione, attraverso tutta un'azione di riforma che ha fatto anche il ministro Fitto, sia appunto rimodulando il PNRR, che è appunto orientato e finalizzato. Quindi un tema di programmazione, di messa a terra delle risorse. Chiaramente. Questi sono, Antonello Caporale, alcuni dati. La fonte è la RFI, cioè quindi la rete ferroviaria italiana. Alta velocità, interruzioni di linea. Abbiamo provato a mettere insieme che cosa è accaduto. Primo semestre del 2022, primo semestre del 2023, primo semestre del 2024, le interruzioni sono state queste, quindi c'è stato, come dire, un progressivo aumento. C'è una responsabilità, secondo te, anche politica? Poi il professore economista dei trasporti. È una mostruosa responsabilità politica. E la responsabilità perché politica... Perché dice Siracusano, attenzione, non è che facciamo noi le gare d'appalto, Allora, il treno è il vettore più economico, più veloce, più pulito, e l'Italia è intossicata dalle auto. Basta che te prendi un'auto, solo il diritto di passaggio ogni 300 km costa 25 euro, e se c'è un po' di neve oppure c'è un incidente anche di piccola entità, hai finito la giornata. Ma noi, e Ponti lo sa bene, adesso ne parlerà, abbiamo bruciato e tagliato 5.000 binari morti. 5.000, non 500, non 50, 5.000. Abbiamo detto che non serviva il treno. Non servendo il treno abbiamo utilizzato la prima classe. E la prima classe qual è? L'alta velocità, il nord e il sud verticale, che non arriva a Messina, la bellissima città della... Ci arriverà col ponte, però. Ci arriverà. Come arriverà l'acqua, arriveranno le strade, ma arriva fino a Salerno e fino a Milano. La prima classe dell'Italia piglia l'alta velocità, la seconda si fotte. Cioè tutta la massa, il magma dei pendolari e dei disperati sta lì e aspetta. Ora, perché la responsabilità di Salvini è grande
più di questo studio, perché non ha alcun interesse avuto. Ha parlato solo di un totem. Il totem è il ponte dello stretto. Lui immagina che... Facciamo così, hai anticipato questo blog. Rifacciamo. L'onorevole Siracusano non era deputata e quando il centrodestra era comunque al governo, sì, parlavamo delle stesse cose di cui oggi stiamo parlando. È un'età. Potremmo rimandare in onda, dici, quelle trasmissioni di... E rimandiamo, perché io sono venuto quando tu utilmente hai mandato in onda Fini che parlava, sì, delle cittadinanza. Esatto, bravo, sì. Noi siamo come frizzati. È un'Italia congelata. Io ripeto all'onorevole Siracusano, che immagino risponda con le stesse parole del 2004-2005 di La Russa, c'era sempre il governo della destra, perché ricordiamo pure all'onorevole Siracusano che negli ultimi 30 anni una ventina, 18 ve li siete fatti voi, non è che siamo tutti nella, come dire, innocenti. Dicevano, ma che fa? Noi dicevamo, noi, gli oppositori, fate prima i treni, mettete a posto. Va bene, vediamolo allora, vediamolo in questo blocco. Adesso è la medesima cosa. Giada Valdannini ce lo racconta, vai. In playback. Salvini Story. Mettila su. Sopra. Bella. La droga è morte. La droga è morte. Qual è il paese europeo che ha concesso più cittadinanze? L'Italia. Mi ha raccapricciato una notizia che ho letto questa mattina, che arriva da una scuola del Trevigiano, dove per rispetto a una famiglia musulmana verranno esonerati dallo studio di Dante della Divina Commedia alcuni alunni. Mi sembra demenziale. Un capitano! Matteo, artista di Pavia, mi ha fatto senza saperlo un regalo fantastico. Grazie a tutti voi per gli auguri per San Matteo. C'è il genitore 1 e c'è il genitore 2. Per me sono tutte palle, la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. La spesa della domenica in una Roma che aspetta il derby, schivando un po' di cacche di cani. Vabbè, è chiaro che è un leader politico e quindi si occupa di tutto, sì, ma si è occupato... Sì, leader politici, questo è il problema. Sì, cioè, però si occupasse... Però... No. Cioè, è normale che un leader, che un membro dici, del lei governo... Lei dice, è normale che parla di tutto. Siccome un governo eletto dal popolo, finalmente un governo politico, ci si è disabituati, quindi fa impressione che un ministro si occupi anche del suo partito, ma è normale che sia così. Però uno dice, un ministro delle infrastrutture e trasporti... Democrazia è anche questo. Ma se fosse un arbitrio, ma se fosse un consigliere dell'onorevole Siracusano, direi... Il centro-sinistra ha colpa perché ha coniugato e ha messo insieme infrastruttura e trasporti. Un papocchio ha fatto. Mettendo insieme le infrastrutture e i trasporti, una piccola figura sormontata da una tale fatica non ha tempo per pensare ai treni né pensare alle autostrade, perché pensa alle altre cose, pensa ai grandi appalti. Ha pensato molto anche alla politica, è un leader politico che ricopre un ministero importante, difendere i confini non è reato, per carità, è uno dei suoi cavalli di battaglia, ma uno si chiede, si è occupato in questi 2 anni di trasporti il ministro Salvini, Ponti? Me lo dica in un flash che poi vi faccio vedere anche un'altra cosettina. Mi spiace, io ho molta simpatia per il Fatto Quotidiano, ma la realtà da economista è esattamente l'opposta di quanto è stato detto. Cioè, alle ferrovie vengono dati tutti gli anni che Dio manda in terra 12 miliardi di risorse pubbliche e li paghiamo 2/3 della manutenzione ordinaria e il 100% della manutenzione straordinaria. E il cumulato dei trasferimenti alle ferrovie ammonta a 580 miliardi, una quota rilevante del debito pubblico italiano. Il malefico settore stradale genera alle casse pubbliche più di 40 miliardi all'anno. Quindi c'è un problema nelle ferrovie, ma non è certo un problema di soldi. Li copriamo d'oro, è un problema di controlli, ma sicuramente non di soldi. No, però questo, caro Ponti, è molto interessante. Cioè lei dice... Professor Ponti dice che bastano i bus, i pullman. No, dice c'è una cifra mostruosa... Lui taglierebbe pure il vagone sotto casa tua, non ne vuole sapere. Ponti, vuole solo bus ovunque. Vero, professore? Che sono molto più attivi, molto più remunerativi. Perché l'autobus è usato dalle categorie più povere. Molto di più delle ferrovie, i poveri usano soprattutto gli autobus. I poveri usano gli autobus perché non ci sono più le vettorine, molto di più che la ferrovia. Però Ponti ci dice un'altra cosa, che in realtà i soldi... Ma perché erano deserte quelle linee?
erano deserte. Professore, ci spieghi questo però, perché adesso andremo a vedere cosa succede nella rete dei pendolari, perché stiamo parlando dell'alta velocità, che è un'eccellenza, io non lo voglio mettere in discussione questo, anzi, la nostra alta velocità è una grande eccellenza ed è anche un modello. Poi c'è la rete dei pendolari, che tra poco vi mostro, ma quello che le voglio chiedere, professore, lei ha detto i soldi, le ferrovie li hanno, perché ce ne hanno tanti di soldi, questo lei ha detto, giusto? Certo, ne hanno una... E dove stracavolo vanno? E dove stracavolo vanno? Tutti i titoli per la manutenzione, per le investimenti. Ci può dire dove vanno a finire tutti questi soldi che diamo alle ferrovie? E questo è il problema, che i controlli sulla qualità della spesa sono inadeguati, perché non c'è nessun meccanismo concorrenziale in atto, ce ne sono molto pochi. Dove c'è la concorrenza, sulle ferrovie funzionano meglio, ma non solo in Italia. Anche in Germania hanno messo in gara i servizi pendolari in Germania e da allora sono costati meno ai contribuenti e hanno fatto un ottimo servizio. Da noi le gare non si fanno e i servizi pendolari sono di qualità medio-bassa, perché non c'è la spinta della concorrenza, che non è una privatizzazione, è solo mettere in gara servizi pubblici pagati dal pubblico, che è cosa tutta diversa dalla privatizzazione. Allora, adesso infatti, visto che lei ha toccato giustamente il tema dei pendolari, cioè tutti coloro i quali, anziché usare la macchina, usano per spostarsi nell'hinterland delle grandi città i treni, vi portiamo tra poco a Gallarate, dove c'è Stefano Marchionna. Anche al nord i treni non passano in orario, ma ve lo raccontiamo dopo la pubblicità. Per andare a Napoli, prossimo che passa a che ora è? Stamattina? Sì, fra poco. 16 minuti di ritardo, ok. Dalla reazione dell'addetto alla biglietteria avrei dovuto capire che prendere la Circumvesuviana non sarebbe stato affatto semplice e avrei dovuto capirlo anche dall'ironia che circola sul web o dalle indicazioni di Google Map che per la stessa tratta percorsa in auto mi dava 12 minuti a fronte dell'ora in treno. Ma di questo devo fare il cambio? Il treno arriva a San Giorgio, prendere e prendere il treno per Napoli. Sulla banchina la preoccupazione in effetti è generalizzata e non è solo quella dei passeggeri. Che ritardo c'hanno? Solo 15, 16, 18. 15, 16, 18. Non è affidabile. Ah, come orario? Oppure che si ferma? Che si ferma. No, spero che non si fermi stamattina. Allora, se si ferma si ferma qua. Ah, ok. Questo è proprio... Non lo vedi il treno, però stai qua. Arrivato, sto. Finalmente sul treno, il vagone pieno d'acqua, nonostante la giornata di sole, mi ricorda che Lega Ambiente ha inserito questa linea tra le peggiori d'Italia. D'altronde la Vesuviana è sempre stata una linea un po' complicata. Non c'è niente preciso. Ma noi vogliamo darle un'altra possibilità e da Casal Nuovo riproviamo lo stesso viaggio verso Napoli. La linea qua è interrotta per 3-4 anni, da Volla fino a Napoli. 3-4 anni. E devono fare il lavoro. Caspita. Cioè là c'è stato proprio un fiume che passa a Foggiare. L'acqua a volte superava il livello di binari. Qui l'unico a dare informazioni è un addetto delle pulizie. La biglietteria è chiusa. A San Giorgio c'è morto che da 2 minuti di ritardo. C'è da andare a un viaggio. E cioè noi adesso ci mettiamo mezza giornata per arrivare a Napoli. Perdete qualche oretta in più e visitate San Giorgio. Dalle 9, dopo più di 30 minuti di ritardo, arrivo a San Giorgio Cremano, ma qui l'attesa è interminabile. Il mio arrivo a Napoli ormai è previsto alle 11. L'anno scorso ci mettevo anche 1 ora e mezza perché il servizio della Vesuviana è a dir poco... Lascia molto a desiderare. Volevo trovare un aggettivo gentile, è stato difficile. È chiaro che questo è il trasporto classico dei pendolari ed è evidente che la Vesuviana è di competenza della regione. Tra poco vi porteremo, però sempre di trasporto si tratta, e soprattutto la cosiddetta strada ferrata, quella sulla quale passano i treni, quella sì però che è di competenza Io ho fatto il liceo sulla costiera Sorrentina e senza il treno, cioè
è più veloce il piede. La macchina non c'è, è un unico collegamento di lamiere che da Napoli si dirige verso nord, verso Roma, e si può fare tutti il raccordo anulare e spendere una settimana di tempo, oppure arrivare a Sorrento già morto e sepolto. Il problema della ferrovia, il professor Ponte ha ragione, ci sono costi enormi e sono inadempienti i controlli. Il problema, io dico che la ferrovia però è pulita, è veloce, è comunitaria. Si parla sulla ferrovia, sull'aereo tu ti siedi, ti metti e arrivi. Beh, sì, invece perché il lavoratore non è che però prende l'aereo un gruppo, per andare al lavoro. No, gli altri mezzi di trasporto sono isolano. Il connettore di comunità è il treno, che è un bruco che lega. I pendolari, che sono il vero popolo di sinistra, perciò perde la sinistra, quelli non vanno a votare, vivono nell'infamia di quella loro condizione. Però, allora, dal sud poi andiamo al nord. La rete veramente vecchia di 70 anni, cioè abbiamo una rete vecchia di 70 anni in alcuni tratti, cioè tutto che va tutto rinnovato, quindi adesso è la vera sfida, perché è vero che Ferrovie ha 23 miliardi di euro da spendere con i soldi, con le risorse del PNRR, deve rendicontarle entro il 2026. Quindi ha ragione Ponti quando dice i soldi ci sono e come. Ma ce la possono fare adesso, perché comunque Ferrovie rispetto ad altri, cioè rispetto ad altri soggetti attuatori, le enti locali, ha risorse, personale, strutture per poter arrivare a rendicontare i progetti, e mi auguro che ce la faccia, perché questa è la cioè adesso è il momento, questa deve essere la svolta, queste risorse qui, questi progetti, perché dobbiamo rinnovare il tutto, altrimenti veramente un guasto tecnico. Lei dice, i soldi ci sono, non ci sono più scuse, questa è l'occasione. Certo. Al nord, con Stefano Marchionna, Comitato Pendolari Gallarate, qui parliamo di Trenord, società a metà tra la Regione Lombardia e lo Stato. Calano i passeggeri, aumentano però i ritardi. 94 treni soppressi ogni giorno. E anche qui non sono i chiodi però, vero? No, Marchionna. Assolutamente. Mi sentite? Sì, sì, prego, prego. Ok, no, qui non sono i chiodi, qua è un qualcosa di più strutturale a cui purtroppo i pendolari hanno dovuto fare un callo. E che non è assolutamente tollerabile, nel senso che qui si sta parlando adesso rinnovare, Regione Lombardia ha rinnovato i treni, che doveva essere, diciamo, c'è stato sempre detto, ah no, con i treni nuovi vedrete come cambierà tutto. Noi abbiamo già treni nuovi in arrivo che sono già in manutenzione, i treni comunque con una decina di anni che senza, diciamo, manutenzione programmata non vanno da nessuna parte. Delle cose particolari. Come dice Ponti? Vediamo se arriva. Non l'ho sentita, Ponti. Sulle Nord ho una storia non male da raccontare. Sulle Ferrovie Nord ho una storia interessante, prego, da raccontare. Prego. Allora, il servizio lascia molto a desiderare, ed è un eufemismo. Allora c'è una legge che dice che si può mettere in gara il servizio, come è successo in Germania, dove sono molto migliorati. Però l'autorità che deve metterle in gara deve chiedere al concedente, cioè alla Regione Lombardia, se è contenta o no dei servizi delle Nord. Ovviamente la Regione Lombardia dice che è contentissima dei servizi delle Nord, e le Nord non saranno messe in gara perché funzionano, secondo il concedente, perfettamente. È noto che perfettamente non funzionano, volendo essere benevoli. È questo, riporto. Volendo essere benevoli, lei dice. Eccolo qua il vi tasso. Torniamo un attimo lì ai dati su chi fa il pendolare. Chi fa il pendolare, che cosa, quando parte la mattina, qual è il primo pensiero che ha? Lo chiedo. Se ha il rosario in tasca. No, bisogna veramente uscire e fare una professione di fede, ricordandosi che, come diceva qualcuno in studio, il treno è un modo per legare, un modo per risparmiare, un modo per non impattare con la propria macchina, che non è nient'altro che un'enorme scatola di tonno intorno a una persona che riempie un'autostrada. Nella regione, una delle regioni più inquinate d'Europa, cioè in Lombardia dovrebbe essere una missione dover voler sviluppare le ferrovie. E comunque il dato rimane questo qui: 94 treni soppressi ogni giorno, solo 70 nel 2019. Chiaramente siamo nel 2024 ed è evidente che il numero aumenta. L'unica domanda che mi permetto di farla, certo. Il treno fa gli stessi ritardi, arriva a Pontida
e si ferma, secondo me non arriva, perché non so proprio se c'è il treno al centro, è nel centro di gravità salviniano. Lui sta parlando dell'area a più densamente popolata da leghisti, eppure tutto non funziona, è un disastro, altro che chiodo. Eppure lì però, c'è un chiavistello, sì, c'è eppure però un trapano. Governo da 20 anni la Regione Lombardia. No, ecco, questo la Regione Lombardia da 40 anni, da 30 anni. Allora, grazie agli ospiti, ci torneremo su questo, vedo già pronto è Luna e sono molto felice che sia con noi, è uno dei più grandi filosofi contemporanei, ha scritto un libro per la nave di Teseo che è La solitudine di Israele. Lui nelle guerre c'è stato, le ha viste, è stato in Ucraina, conosce molto bene il Medio Oriente, e questo è un libro molto molto prezioso perché va contro il mainstream. C'è una vulgata terribile in questo momento e lui ci racconta perché in questo momento Israele è solo. A tra poco. Allora, 13.04, andiamo subito a Parigi, dove è già pronto Bernardini Levy e il suo ultimo lavoro, La solitudine di Israele, edito dalla nave di Teseo. Eccolo qui, subito da lei. Prima però, Paolo Sottocorona con L'aria che tirerà. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Molte nuvole al centro e al nord, ma al momento precipitazioni non molte. Poi c'è questa perturbazione che sta attraversando Spagna e Francia, che è figlia di questa zona di bassa pressione, molto lontana, pensate voi, però questa è tutta aria fredda che scende da cotanta madre, insomma si potrebbe dire, la figlia non farà sconti, perché la previsione per oggi vede qualche pioggia al nord, inizialmente debole, poi magari moderata fra Alta Toscana e Liguria, sull'Alta Lombardia, se no qualche nuvola, una giornata grigia con pochi problemi. Domani invece il peggioramento è marcatissimo, prende tutto il nord, tutto il centro, soprattutto zone interne e versante tirrenico, i fenomeni, la quantità di pioggia collegata è elevatissima, quindi nuovamente situazione della massima allerta. Al sud arriva qualche pioggia, ma nel complesso non sono intense. Mercoledì tutto si spenge un po', restano delle zone, Liguria e alta Toscana, il nord-est, ma la maggiore quantità di queste piogge sono deboli, quindi è la giornata di domani quella sicuramente critica. Nonostante questo peggioramento, inizialmente le temperature aumentano, specie le minime, perché i venti che precedono la perturbazione sono meridionali. Grazie a Sottocorona e allora benvenuto e grazie per essere qui con noi, collegato da Parigi, a Bernard-Henri Levy. Allora, io parto dal suo libro, perché un libro che vi consiglio, molto interessante e da leggere, soprattutto in questa fase, non a caso lei è qui oggi il 7 di ottobre. Lei ha scritto che il 7 ottobre è stata una manifestazione del male radicale, il male puro, inutile e senza ragione, che non ha nulla a che vedere con una guerra tra etnie, nazioni e ideologie. E io lo condivido quello che lei ha scritto e le voglio però anche chiedere, in molti in questo momento, anche in Italia, una parte dell'opinione pubblica dice sì, giusto parlare del 7 ottobre, ma se si è arrivati al 7 ottobre è anche perché a Gaza, si dice, i palestinesi hanno vissuto per anni in quella condizione. Come si risponde a questa obiezione? Il faut répondre par les faits et par la vérité. Bisogna rispondere con i fatti e con la verità. Gaza non era occupata. Non c'era la minima presenza ebraica da 15 anni a quella parte, a Gaza. Il crimine del 7 ottobre non aveva nessun fine territoriale, politico, non aveva nessun altro fine se non questa selvaggeria. Quindi non è che c'è un conflitto con un paese, i palestinesi della Cisgiordania non sono felici della loro sorte, questo lo capisco, ma a Gaza non c'era nessuna occupazione, non c'era nessuna presenza israeliana a Gaza. Le voglio chiedere, professore, noi siamo oggi nella società dell'immagine e
tutto vive dentro questi nostri telefonini, le immagini corrono. Ecco, noi dell'orrore del 7 ottobre non abbiamo visto praticamente nulla, soltanto 4 minuti, l'immagine, il corpo di quella donna, di quella ragazza che poi è morta, trasportata dentro Gaza a bordo di un pick-up. Cioè, sono pochissime le immagini che abbiamo visto. Secondo lei questo ha fatto la differenza? Cioè, il governo di Israele ha scelto di non diffondere le immagini dell'orrore. Le chiedo, oggi Israele è più solo anche perché non ha mostrato quello che è stato? Possiamo anche dirlo, possiamo anche dire che i familiari delle vittime sono pudici, non hanno voluto mettere in piazza la loro sofferenza, mostrando i corpi dei loro cari, dei loro figli, delle loro mogli, dei loro figli, metterli in pasto alla curiosità. Che sono divenuti le follower dei réseaux sociaux, bien sûr. Dei follower dei social. C'è un pudore civile tra i sopravvissuti, tra i familiari e tra i testimoni che fanno sì che queste immagini non siano state mostrate. Allora, se veramente si pensa che la comunicazione governi le guerre, è uno sbaglio. Se si pensa che è la verità a vincere alla fine, non è un errore. Io penso che sarà la vittoria a vincere, senza il bisogno di mettere in piazza i corpi di queste donne massacrate come carne umana. Senta, a proposito della solitudine di Israele di cui lei scrive, Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti e candidata a governare quel paese, dice: Israele ha il diritto di difendersi, ma è importante il modo in cui lo fa. Quello che è successo a Gaza negli ultimi 9 mesi è devastante, non possiamo girarci dall'altra parte. Ora, il fatto che ci sia anche una parte dell'opinione pubblica americana, qui è la vicepresidente, che prende una posizione di questo tipo, acuisce la solitudine di Israele? Prima di tutto Kamala Harris ha fatto un errore. Non avrebbe dovuto dire soltanto che Israele ha il diritto a difendersi. È ovvio. Qualsiasi Stato ha il diritto di difendersi. Questa è la base delle relazioni internazionali. Anche il peggiore Stato, anche il più immondo degli Stati ha il diritto di difendersi. Israele ha il diritto e il dovere di vincere. Come gli americani hanno avuto il diritto e il dovere di vincere dopo l'11 settembre contro Al-Qaeda, come i francesi hanno il diritto e il dovere, hanno avuto il diritto di vincere dopo Charlie Hebdo e il Bataclan. Quando si ha a che fare con una potenza nucleare come l'Iran, quando c'è uno sforzo barbaro coalizzato che si scontra contro l'Occidente intero, non soltanto si ha il diritto di difendersi, ma si ha il diritto di vincere. Questa è la verità. Dopodiché è evidente che quello che succede a Gaza è atroce. È evidente che tutte le morti accumulate sono mostruose. Certo. Ma io, il mio libro risponde con 2 risposte, è dimostrato nel libro. Primo, i responsabili di queste morti sono i cattivi dirigenti, i mostri che mettono in prima linea i figli e che li rendono scudi umani e che si nascondono loro nei tunnel, i combattenti di Hamas si nascondono nei tunnel e lasciano i figli di fronte alla prima linea. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che racconto nel libro, forse non piacerà ai vostri telespettatori, ma è la verità. Ovvero, io ho visto molte guerre nella mia vita, me ne sono occupato, le ho raccontate per i vostri giornali, per la Repubblica recentemente, in Italia. Quindi sì, le guerre le ho viste, ma non ho mai visto un esercito, mai un esercito che prenda tante precauzioni per fare in modo che ci siano meno vittime civili possibile. Ce ne sono troppe? È evidente. Ma ciascuna di queste vittime
Ci spezza il cuore, ovvio, ma io dico che di tutti gli eserciti che ho visto in vita mia, in 50 anni, non ho mai visto un esercito che è messo a punto e che mette in atto procedure complesse come quella come quello israeliano per fare in modo che ci siano meno vittime possibili, civili. Allora, che cos'è questa procedura? Avvertire prima di colpire, creare corridoi umanitari tutti i giorni. I vostri telespettatori lo sanno? Ogni giorno l'esercito israeliano apre corridoi umanitari all'interno della striscia di Gaza, consigliando i civili di prendere questi corridoi e di mettersi al riparo. Cercate nelle guerre recenti e meno recenti, non c'è stato mai un esercito che previene prima di colpire e apre dei corridoi. Dove americano, francese o italiano, vi direi sicuramente che è presque un errore. Qualcuno mi potrebbe dire che un errore non si previene prima di colpire perché si perde il vantaggio strategico, si permette all'avversario magari di andarsi a nascondere nei tunnel. Eppure questo è quello che fanno i soldati israeliani. Secondo lei dove ha sbagliato Israele? E poi le faccio vedere una cosa, perché in questo momento la TV di Al Jazeera sta mostrando alcune immagini del 7 di ottobre che sono le immagini girate con le GoPro, con le telecamere dai fondamentalisti di Hamas, erano poco fa. E dove ha sbagliato secondo lei? Israele, se ha sbagliato, lei ha spiegato bene cosa fa l'esercito israeliano, ma c'è un punto che lei vuole rimproverare alla dirigenza israeliana? Ci sono molte cose da rimproverare ai vertici israeliani, come ai leader francesi e americani di tutte le democrazie, ma io non gioco a questo gioco oggi perché non c'è un equivalente. Non si possono fare confronti tra gli errori dei governi democratici di sinistra o di destra e gli errori di un governo di assassini che hanno come unico scopo quello di uccidere. Non ci gioco a questo. Allora, quando si colpa il capo di Hamas di crimini contro l'umanità e poi si cerca di fare la stessa cosa con Netanyahu. No, io a questo non ci gioco. Allora, prima che questa mostruosità scoppiasse, ritrovate nei vostri archivi. Io sono stato il primo a fare critiche al governo israeliano e il giorno che questa guerra finirà sarò il primo a dire tutto quello che penso di questo governo, ma per il momento non ci sto a questo gioco. Israele è minacciato di annientamento. Si batte su 7 fronti insieme. Israele dinanzi a sé ha uno Stato, l'Iran, di cui Blinken, il segretario di Stato americano, qualche mese fa diceva che era stato l'Iran a un soffio dall'avere l'arma nucleare. A qualche settimana, questo è quello che ha detto Blinken, quindi non voglio fare equivalenze tra errori e errori, che pur quanto gravi nei governi democratici, è la minaccia rappresentata dall'Iran con i suoi alleati, Hamas e Hezbollah, sulla regione. Quindi lei dice avremo il tempo per vedere dove Israele ha sbagliato. In questo momento la priorità è difenderne, lei dice, l'esistenza stessa dello Stato. Voglio ricordare al mio pubblico, peraltro, che Bernard Arie Lévy non è mai stato un sostenitore di Netanyahu. Questo lo dico perché chi la conosce, chi la legge anche in Italia lo sa, però lei dice non è questo il momento per mettere in discussione quel governo e quelle modalità. David Grossman ha scritto di recente che Israele non potrà vincere tutte le guerre del futuro. È un'esigenza esistenziale quella di fare la pace. E come lei ricorderà, David Grossman peraltro ha perso uno dei suoi figli che è stato un combattente dell'IDF, dell'esercito di Israele. Grossman fa parte del comitato editoriale della Règle du jeu e noi siamo perfettamente d'accordo su questo punto. È certo che bisogna fare la pace, è evidente, ma bisogna fare la pace con degli uomini di Hamas che hanno giurato di annientare Israele e che sono passati all'atto. Bisogna fare la pace con Hezbollah che ha trasformato
un quarto del Libano in una base lanciamissili destinati anch'essi a distruggere Israele. Non, sì, bisogna fare la pace, ma non con loro. Quindi il giorno in cui il popolo palestinese sarà liberato, mi auguro prima possibile, quando sarà liberato da questi pessimi dirigenti, da questi pessimi leader, da queste persone corrotte, irresponsabili, che si nascondono nei loro villaggi lussuosi in Qatar o che si nascondono nei tunnel mentre mandano la loro popolazione al massacro, beh, allora in quel giorno certamente con quel popolo palestinese liberato dai leader si andrà verso la pace, questo va da sé. Lei conosce molto bene l'Italia, questa fine settimana c'è stata una manifestazione non autorizzata in cui si è parlato addirittura di Hamas come movimento di liberazione nazionale, come inizio della grande resistenza. Non è una novità perché anche in Francia ci sono questi movimenti. Le chiedo, è giusto far manifestare anche le idee più lontane, più orribili dalle nostre? È corretto? La democrazia può tollerare queste parole che per me sono orribili? Non ne sono sicuro, io non credo che la democrazia debba tollerare, debba accettare e benedire appelli alla morte. L'espressione dell'opinione sì, ma un appello alla morte e all'omicidio no. Allora le persone che hanno manifestato per le strade delle belle città italiane e che sostengono Hamas, che sostengono un gruppo terroristico che è animato da una volontà genocida, questa manifestazione è un appello al crimine e al genocidio. A me pare che coloro che hanno manifestato hanno perduto la bussola morale, hanno perduto la testa, hanno perduto l'anima e quindi disonorano i paesi, che siano in Italia o la Francia, i paesi che tollerano queste manifestazioni. Grazie professor Bernard Rilevy, Solitudine di Israele, un libro che possiamo assolutamente definire coraggioso e controtendenza, su questo non c'è dubbio. Grazie per essere stato con noi, speriamo di vederla presto in Italia, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, ciao. Pubblicità e poi vi diamo un ultimo forse aggiornamento da Israele, a tra poco. Allora 13.26, la linea va subito al Tg La 7, poi c'è Tagadà e questa sera 8.30 e ovviamente anche lo speciale di Enrico Mentana dedicato al 7 ottobre. Grazie, ci vediamo domani, linea al Tg.